Molto bello. È tornato Sbarb. Ciao. Allora, è tornato Sbarb perché, insomma, mi dicevi che il tuo PC ha dei problemi. Mi descriva quindi i problemi di cui è afflitto il suo computer. Sostanzialmente, negli ultimi 6 mesi circa, poco più, quindi da gennaio in poi, quando mi capita di giocare a qualunque cosa, ma prevalentemente ho giocato a Helldivers o giochi simili, fa dei crash più o meno violenti, certe volte dei crash leggeri che fanno semplicemente chiudere il gioco, altre volte dei crash molto più pesanti che fanno addirittura riavviare il PC. E certe volte mi sono trovato costretto a fare anche un clear CMOS. Dopo, un altro problema che ha, quando faccio aggiornamenti di Windows, alcune volte, non sempre, arriva al 95% dell'aggiornamento, non mi dà più alcun segnale video, devo spegnere, fare anche lì un'altra volta clear CMOS, e dopo mi finisce l'aggiornamento e riprende a funzionare bene. Per tutto il resto va bene, quando uso programmi di grafica lui va bene, non mai dato problemi, solo quando quindi gioco. All'interno dei giochi il problema, sì, è diffuso dei giochi. Perfetto, ho preso tutte le note, l'ho anche disegnato, mi sembra molto bene. Perfetto, possiamo iniziare seriamente. Allora, quindi abbiamo il computer, lo sdraiamo e lo trasciniamo fuori tenendolo da qua. Questo è il PC che avete visto nel video in cui l'abbiamo assemblato proprio con Sbarb, in cui mi faceva 10.000 domande, l'avete trovato un contenuto super utile, quindi oggi ne facciamo un altro altrettanto utile. È tenuto molto bene, devo dire. Prima di tutto, prima cosa che si fa nel troubleshooting ovviamente è dare un'occhiata interna alla build. In realtà ha tolto giusto qualche filino di polvere, ma niente di che. La build l'ho assemblata io, quindi è fatta bene. Non possiamo darlo per scontato, però nel senso, siccome funziona nella maniera basilare, cioè si accende, fa girare i programmi di grafica, riesce a reggere comunque cose più intense, possiamo iniziare a escludere che sia l'hardware il problema, nel senso che se non funzionasse quello non si accenderebbe proprio o ci sarebbero problemi, diciamo, relativi ad altre cose. Però ovviamente potrebbe essere poi la compatibilità tra l'hardware e il software, quindi ci sono dei piani sempre più complessi, però diciamo che se si accende, si avvia e tutto quanto è già un buon punto, ecco. Però dobbiamo ovviamente identificare un colpevole, ve lo dico subito, da quello che ci dice Sbarb, effettivamente diciamo che i miei primi indagati sono la scheda madre e le RAM, perché sono, diciamo, quelli più coinvolti nel numero di problemi che ha elencato. Potrebbero essere anche i driver di AMD, potremmo anche mettere loro in mezzo. Sappiamo che AMD qualche incompatibilità qua e là casuale ce l'abbia, però non possiamo darlo per scontato. Questa build, per chi non se la ricordasse, è basata su un 7600 e su una 7900 XT. È una combinazione un po' sbilanciata, ma Ale qua Sbarb gioca in 4K, quindi diciamo che il processore perde un pochino di importanza. Ora cerchiamo di capire un pochettino come risolverlo andando per step. No, a livello di cavi e di altre cose è tutto ok e regolare, nel senso che la build è perfettamente ok. Se proviamo un avvio, di per sé gira tutto, tutto è collegato e appena ci dice le spie dovrebbero darci segnali positivi, le RAM hanno gli RGB, tutto ok per ora. Quindi, allora, le problematiche sono principalmente nel contesto del gaming, quindi la prima cosa che voglio fare ovviamente è controllare le temperature. In questo caso andiamo a sforzarlo in maniera estrema, molto maggiore a quello che potrebbe fare appunto un gioco, utilizzando programmi come OCCT o simili, semplicemente per creare una situazione di sforzo il più pesante possibile che simuli quindi proprio il massimo che ci possa dare la singola componente. Iniziamo dal processore e ovviamente controlliamo le sue temperature. Quindi adesso ho avviato OCCT, sta mandando un test che manda in carico contemporaneamente il processore e le RAM, che sono diciamo i nostri principali indagati o comunque la collaborazione tra le due. Sappiamo che Ryzen 7000 ha dei target di temperatura abbastanza alti, col fatto che Sbarb effettivamente abbia fatto clear CMOS più volte, probabilmente si è anche resettata l'impostazione per le temperature. Come potete vedere effettivamente siamo in target massimo, cioè 144 watt con 95 gradi. Effettivamente questo qui potrebbe essere un problema, ma al tempo stesso no, perché comunque quel target non lo superano. Di solito le temperature possono comunque portare a qualcosa relativo a freeze o crash. Quindi parte numero uno, inizio a sospettare che effettivamente possano essere più le RAM che il processore, però effettivamente ci arriviamo per step. Siamo sotto i 95 gradi, quindi per adesso è in linea con quanto funziona il 7600X. Come vedete ha una leggera oscillazione, nel senso che i 95 gradi non sono forzati nel processore, ma sono semplicemente il suo normale funzionamento. Lui oscilla tra i 90 e i 95, va in target come può, e per adesso siamo ok con questo. Quindi se questo test dopo passata un'ora effettivamente non mi desse dei risultati negativi, ma di solito si inizia a intravedere comunque già in realtà nei primi 10 minuti per quanto riguarda la mia esperienza, ovviamente farlo andare fino al limite sarebbe la cosa migliore, però effettivamente parlando già questo è un buon segnale, nel senso posso iniziare a identificare qualcosa. Quindi adesso ho fatto andare un pochettino il test di OCCT sulla versione con la memoria, niente di anomalo, niente errori, tutto ok. L'unica cosa che ho notato è stato un incremento abbastanza progressivo delle temperature, nel senso che alla fine non si sono mai arrestate
elevate, cosa che solitamente nelle componenti, a meno che non ci siano limiti o sbalzi particolari, insomma, una volta che il carico è stabile dovrebbe essere lineare, dovrebbe essere fisso. Quindi vedere passare per esempio da 48 a 55 gradi le RAM nel tempo, nonostante il carico fosse appunto normale, fisso e stabile, potrebbe essere perché effettivamente, come mi diceva Sbarb, le sue RAM hanno avuto un problema con il collante del dissipatore, cosa che l'ha portato poi a richiuderle manualmente lui stesso, però effettivamente potrebbe essere che si sia danneggiato il pad termico. Questa potrebbe essere una delle possibili cause dei crash, in quanto magari una zona delle RAM rimane più calda rispetto ad altre perché si è danneggiato il pad termico in quella zona. Aprirle e richiuderle non sarebbe utile e potrebbe ulteriormente peggiorare la cosa. Le azioni successive in questo caso che farei sono quelle di controllare che tutto quanto sia aggiornato a 360 gradi. Dopodiché, siccome inizio a sospettare abbastanza che siano le RAM il problema piuttosto che la scheda madre, allora porterei l'attenzione su quelle provando una prima sostituzione. In questo caso i driver sono i nostri migliori amici. Prima cosa che noto effettivamente è che il chipset della scheda madre ha un aggiornamento abbastanza recente che Sbarb mi ha confermato di non aver fatto, cosa che potrebbe effettivamente influenzare positivamente il nostro risultato, e questo potrebbe essere una delle prime soluzioni in questo processo di troubleshooting. Ovviamente non vuol dire che in questo caso specifico darà una soluzione, ma qualora state facendo qualcosa di simile, ricordatevi che controllare il chipset della scheda madre è veramente molto importante. Quindi ci prendiamo il chipset della scheda madre. Per il resto in realtà non c'è molto che ci possa aiutare nella pagina qui proprio effettiva, se non effettivamente recuperare i driver della scheda video qualora magari il gioco sia recente e non abbiamo aggiornato appunto questa porzione per quanto riguarda la nostra GPU dopo l'uscita del gioco, comunque con una patch day zero. Quindi di per sé potrebbe aiutarci, come no, in base alla titolo, però effettivamente la maggior parte dei problemi Sbarb su questo PC li riscontra sul gioco Metro Exodus che abbiamo qua, che effettivamente gli ha causato una quantità di crash inumana. Stiamo parlando proprio di rovinare l'esperienza di gioco definitivamente. Il titolo lo ha odiato, oltretutto gli ha cancellato i salvataggi a forza di crashare, quindi è stato che aveva trovato tutti i collezionabili, capite quanto è fastidioso. Quindi abbiamo i nostri chipset driver, ma ti dico che secondo me, oltre a questo che potrebbe effettivamente essere una soluzione, possiamo provarlo. L'altra soluzione possibile sarà che ho del banchi di RAM da 5200, non sono l'ideale, però la differenza prestazionale finale è nel termine dei 2-3%, ed effettivamente possiamo andare a sostituirle momentaneamente e nel mentre, tanto per sicurezza, chiedere un RMA a Corsair, anche solo per la questione del fatto che le RAM si siano scollate, perché di per sé potrebbe essere quello il problema. In questo caso andiamo semplicemente ad aggiornare i driver del chipset, questa potrebbe essere una delle cose più importanti, però poi ci sono anche alcune altre azioni che possiamo fare per garantire magari che il problema non sia Windows. Aggiornati i driver del chipset, ovviamente al momento potrebbe essere che funzioni, ma magari tra 2 ore, tra 2 giorni, tra 2 mesi non lo farà. Su questo non posso essere certo al 100%. Io però faccio tutte quante le cose che possono portare a un buon risultato o a una migliore resistenza più che altro rispetto ai crash, assicurandomi di fare tutto il possibile. Ci sono ancora un paio di passaggi che possiamo fare per assicurarci più che altro che magari il problema non sia nel sistema operativo in sé, attraverso riga di comando. Adesso apriamo il CMD, quindi andiamo proprio nelle righe di comando e le apriamo ovviamente come amministratore, cosa molto importante per avere le massime autorizzazioni. E da qui utilizziamo il comando SFC spazio slash scan now, scritto tutto quanto attaccato, e facciamo una scannerizzazione del sistema operativo. Quindi qua semplicemente dobbiamo aspettare, ci sarà una verifica completa dell'integrità di sistema. Sembra integro. Sì. È un computer integro, effettivamente. Proviamo a lanciarlo giù dalla finestra. Mi sembra razionale. Allora, SFC Scan Now effettivamente ci dice: protezione risorse di Windows, file danneggiati, trovati e ripristinati. I dettagli per il ripristino online sono inclusi nel file di log, bla 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 bla. Questo vuol dire che c'era effettivamente qualcosina a livello di sistema operativo che forse poteva essere in qualche modo correlato a questi crash. Ovviamente, purtroppo, se non testandolo, non abbiamo modo di dirlo, e quindi sarà il lungo termine a poterci effettivamente dare una risposta. Non è un qualcosa che puoi dire con certezza in questo momento, però effettivamente noi facciamo tutto il possibile e poi lo restituiamo a Sbarb. Ok, adesso avviamo PowerShell, ovviamente anche in questo caso sempre come amministratore perché siamo più fighi della media. Quindi lo facciamo, avviamo il nostro PowerShell che è fondamentalmente uguale al CMD, ve lo dico, e ci servirà in questo caso una riga di comando, cioè dico come funzionamento più che altro. Ci servirà comunque una riga di comando da inserire che è dism online cleanup image restore health, che quindi farà una scannerizzazione della salute del computer e poi proverà ad aggiustare i file che possano essere coinvolti in problematiche. Quindi di per sé è una parte interna di Windows che aiuta un pochettino a risolvere questi problemi, ed è solitamente quello che si fa subito dopo lo scan now in caso si rilevino appunto delle complicazioni. Ok, adesso vedete che sta andando, io gli metto la scheda video gattino sopra il monitor per buon augurio, non vorrei dire ma siamo già al 50% da quando ho messo la scheda video gattino. È un processo che può richiedere un po' di tempo, quindi nel dubbio fate un ballo di Fortnite, bevetevi un caffè, mangiate un panino senza mollica, non lo so.
siamo arrivati al 100%, operazione di ripristino riuscita, suona positivo, nel senso che con questo risultato in teoria vuol dire che è riuscito a fare tutte le operazioni che appunto si è predisposto con l'analisi. Di per sé, al solito, di nuovo mi trovo a dire, potrebbe funzionare, come no. Quindi, arrivati a questo punto, diciamo che io ho fatto tutte le azioni che potrebbero far riscontrare un problema, nel senso, come anche tu dicevi, nei programmi di produttività, per esempio, che sono come, diciamo, tipologia di carico simili a, per esempio, il carico massimo che offre OCCT, effettivamente non riscontriamo problemi. Quindi di per sé persiste soltanto nei giochi. Andando a fare tutte le operazioni che abbiamo fatto, anche soltanto aggiornare il BIOS, aggiornare i driver chipset o cose del genere, alla fine potrebbe essere che la compatibilità con le RAM, perché sai, magari fanno un aggiornamento del microcodice per le RAM, la GESA, cose del genere, si finisce che fondamentalmente potrebbe funzionare. Come ho detto più volte nel video, però, la questione è che potrebbe, come no, nel senso, solo l'esperienza ce lo può dire. Però effettivamente, per sicurezza, siccome siamo qua, io ho questi due banchetti di RAM, io te li do, effettivamente so che questi due dovrebbero funzionare. Questi quindi li usi eventualmente come backup, facendo poi l'RMA da Corsair. Ovviamente una persona normale che non disponga di altri due banchetti, di un amico che possa prestarglieli, purtroppo dovrà staccare eventualmente le RAM e poi farle rimandare correttamente funzionanti invece dal brand a cui ha chiesto garanzia, in questo caso Corsair. Lui ha la fortuna di avere me, quindi ti becchi due banchetti di RAM e risolviamo il problema. Di quali RAM stai parlando? Ok, sì, quindi ho preso le RAM, perfetto. Quindi dai, ti do quelle più simili, abbiamo queste qui, hai due banchetti di RAM. Mi raccomando, li stacchi e poi li installi. Di quali RAM stai parlando? Ah, non te l'ho date? Ok, allora guarda, qui abbiamo due banchetti di RAM, tu li stacchi e poi li installi di nuovo. Ma le RAM? Allora, praticamente tu prendi questi due banchetti di RAM e poi li installi, sostituisci e il PC dovrebbe funzionare. Ma le RAM me le dai prima di andare via? Sì, assolutamente. Praticamente... Ok, quindi la cosa è, qualora non ci fossero problemi, comunque io farei fare un RMA, più che altro per il fatto del collante che si è scostato, insomma, RMA, nelle RAM. Reso sostituzione, giusto? Sì, reso sostituzione, okay, sì. Ironico, l'RMA delle RAM, cioè letteralmente tre lettere fanno due parole, in ogni caso io lo farei, ma più che altro per una questione anche di prassi, potrebbe derivare da quello. Se non riscontri più problemi, lo farei a prescindere. Monti le Lexar mentre aspetti le altre, e poi, quando ci vediamo e me ne ridai quali RAM, non lo so, però una delle 28 che hai preso. Ad ogni modo, questo è più o meno come fare i troubleshooting per un problema del genere. Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti, altri consigli ovviamente sono sempre benvenuti, like, commento, iscrizione e... Che cazzo mi fa? E adesso puoi riportare questo PC in Veneto. Ciao, usa! Ciao!